Buonasera. Aspettiamo i primi collegamenti. Tema di oggi, ho visto dai commenti che ci sono stati quando ho lanciato l'informazione sul titolo, dovrebbe, come dire, richiamare l'attenzione. Vediamo se è vero, se qualcuno si connette per farmi compagnia. E parlare di questo tema così, come dire, inevitabilmente coinvolgente per tutti noi. Ci chiediamo sempre cos'è la paura e perché la proviamo. Vedo che qualcuno comincia a collegarsi. Io purtroppo uso StreamYard e quindi non, se lasciate dei commenti, non vedo i vostri nomi, mi dispiace, vedo che c'è già un primo buonasera, contraccambio, non so chi mi sta scrivendo, proverò a vedere se riesco a con il cellulare a vedere i vostri nomi. Ciao a tutti, ciao, benvenuti a questa serata, non so com'è da voi, qui è una serata da lupi, la serata giusta per questo tema, potremmo dire, ultimamente va sicuramente in risonanza con l'atmosfera esterna. Voglio fare una piccola esperienza con voi proprio per comprendere insieme che cosa è la paura. Quindi aspetto un attimino che ci siano un po' di persone perché poi chi si connette a lavoro iniziato purtroppo fa un po' di fatica a fare questo tipo di sperimentazione e quindi vorrei insomma che ci fossimo il più possibile. Ciao a tutti, benvenuti a tutti. Molto felice di essere qui con voi per questi appuntamenti e vorrei che quello di oggi fosse il più possibile interattivo. E quindi, mentre aspettiamo che ci sia qualche altro collegamento, io vorrei già, anche in Sicilia è arrivata la pioggia. Oh, beh, insomma, mi dispiace per voi. Però, come dire, malcomune mezzo gaudio, dai, consoliamoci con le frasi fatte stasera. Parliamo di paure, quindi cerchiamo di andare nei, come dire, negli stereotipi adesso, perché quello che vi dirò dopo spero che non siano cose che avete già sentito, almeno in parte. Può darsi che l'ora che passeremo insieme non sia sufficiente a esaurire tutto quello che vorrei dirvi sulle paure. Quindi può darsi che magari tra 15 giorni, io ci sono 2 volte al mese, 2 o 3 volte al mese, ogni 15 giorni fondamentalmente, dipende un po' da come cade il mese, magari ci sia bisogno di continuare. E mentre aspettiamo ancora qualche minuto, io vorrei che gentilmente mi scriveste voi che cosa pensate che sia la paura. Una parola, una piccola frase. Purtroppo il tempo e lo strumento ci permettono poco, però vorrei già iniziare un dialogo con voi per fare un percorso proprio insieme. Che cos'è secondo voi la paura? Come la definireste? Che cos'è? Serve? Non serve? A cosa serve? Chiedo a voi, tra virgolette, di rispondere alle domande del titolo. Perché proviamo paura e cos'è la paura? Serve? Non serve? Vediamo se qualcuno mi racconta un po', anche a Brescia, tempo classico autunnale. Beh, insomma, Brescia, voglio dire, siamo un po' al nord, eh? Grazie, cioè, noi ti ascoltiamo con piacere, grazie, grazie. Quindi io vi chiedo, mi dite qualcosa su cosa pensate che sia la paura? Sofferenza, dice Maria Rita. Oh, Maria Rita, carissima, un nome, mi compare anche il nome in questo caso. Sofferenza, sì. È una definizione. Vediamo, vorrei sentire anche qualcun altro, così poi facciamo un bel lavoro insieme. Un buco nero. Sì, questa è un'altra immagine che effettivamente ci compare. Ecco, questo è già molto interessante e molto utile questa definizione perché entra proprio in merito al lavoro che faremo dopo. Un buco nero, ok. Allora io vi chiedo, cosa c'è di strano o di male
o di negativo in un buco nero. Quando pensiamo a un buco nero, qual è la sensazione che abbiamo? Un'emozione che ti blocca e ti impedisce di andare oltre. Verissimo, questo è quello che fa la paura. Verissimo. Il non sapere come sarà rispetto ad ora. Per me è una mancanza di fiducia, coraggio, ma soprattutto amore. Ma mi fa molto piacere ricevere questi feedback perché capisco che siete proprio sul pezzo. È interessante il non sapere come sarà rispetto ad ora, immagino che si volesse scrivere. E sì, siete molto, molto, molto in dirittura d'arrivo. Dopo il nostro esperimentino che inizieremo a fare proprio tra pochi minuti, vi sarà proprio chiaro. Secondo voi, noi siamo degli esseri flessibili o siamo tendenzialmente rigidi? Siamo degli esseri piuttosto tradizionalisti. La paura del cambiamento è una paura trasversale alle paure. Allora, vediamo cammino, c'è un buco nero, non sai che cosa c'è all'interno. Esattamente. La paura dell'ignoto. Ma i bambini, quando sperimentano, hanno paura di sperimentare o vivono tutto come un gran divertimento? A profondità del buco, tendenzialmente rigidi siamo, certo. Quindi, ma nasciamo rigidi o diventiamo rigidi? Parlavo dei bambini. I bambini, quando sperimentano, sono felicissimi del loro approccio alla vita. Vanno ovunque per sperimentare, per comprendere come stanno le cose, dove sono i limiti e dove non ci sono. Man mano che cresciamo, noi ci irrigidiamo. Se accanto a noi c'è una figura a sua volta ansiosa, che cosa accade? Che questo ci viene comunicato e ci comunica insicurezza e allora preferiamo stare nel conosciuto, ma il conosciuto ha dei limiti. Esatto, ridendo lo fanno, i bambini si buttano ridendo. Noi stiamo nei limiti, stiamo nel conosciuto a un livello tale, paradossalmente, che prendo un esempio veramente un po' altisonante, ma permettetemi di farlo. Ci sono donne che in relazioni violente ci rimangono anche per 30 anni. Ci sono delle componenti psicologiche che le portano a vivere quella relazione, ma esulando un attimo da questo, ci rimangono per 30 anni perché non sanno come sarebbe la loro vita senza. È un paradosso pazzesco. La paura dell'ignoto è qualcosa che veramente ci distrugge. Vedo che ci sono dei feedback interessanti. Siamo molto rigidi anche se nasciamo flessibili. Esattamente, bisognerebbe affrontare le cose con l'innocenza e la felicità dei bambini. Esattamente, esattamente. Perché la paura è una reazione innata rispetto a un pericolo fisico, fisico, ma rispetto alle emozioni non lo è. Facciamo insieme un lavoro, così ce ne renderemo conto tutti quanti insieme. Ok? Siete pronti? Mi sentite bene? Allora devo togliere l'auricolare perché mettiamo un po' di musica. Ditemi se mi sentite bene, per cortesia. E faremo un lavoro molto carino per comprendere questo. Molto, molto carino. Siete tutti pronti? Possiamo partire? Benissimo. Io ringrazio i miei genitori che mi hanno fatto vivere da bimba in un clima poco ansioso. Ottimo. Grande fortuna, non è da tutti. Ditemi se si sente la musica. Queste sono le onde del mare. Buonasera, benvenuto. Le sentite bene? Ok. E allora vi chiedo di chiudere gli occhi, fermarvi
fare qualche respiro profondo e lasciarvi pervadere da questi suoni. Lasciate che fluiscano dentro di voi e che vi trasportino in un'altra dimensione. E in questa dimensione tutto è così magico, leggero, leggiadro, che ci sembra di volare. Anzi, stiamo volando. E stiamo volando in una nuvola soffice, accogliente, e siamo staccati da terra, vediamo la terra dall'alto, non tocchiamo terra con i piedi ed è meraviglioso poter volare. E ci abbandoniamo completamente dentro a questa nuvola. A queste meravigliose sensazioni di leggerezza. La nuvola non ci permette di vedere molto bene, ma noi siamo molto fiduciosi dentro a questa nuvola e ci lasciamo trasportare. È un viaggio nell'ignoto, ma ci piace molto farlo. Ascoltate le vostre sensazioni. Come state in questo viaggio, staccati da terra, in una nuvola avvolgente che vi porta, anche se non sapete bene dove? Godetevelo. E quando la vostra nuvola ha fatto tutti i suoi bellissimi voli, vi fa atterrare di fronte a una porta. E già qui ci fermiamo per il momento. Vi invito a inspirare ed espirare e tornare piano piano qui, con noi nel qui e ora. E vi chiedo, come stavate? Quali erano le emozioni che avete provato? C'era tranquillità, c'era leggerezza. Cosa c'era? Come stavate? Eravamo staccati da terra in una nuvola che ci trasportava da qualche parte. Come si stava? Libertà e leggerezza, molto bene, spensieratezza e leggerezza, anche incredula forse, non riesco,
C'è una parola un po' stranina. Bene, penso che queste siano un po' le sensazioni che hanno provato, che ha provato forse la maggior parte di voi. Se c'è qualche emozione distonica rispetto a questo, me lo dite. Incredulità. Anche incredulità. Si stava da Dio, certo, si stava da Dio. Incredulità perché, se me lo vuoi specificare, leggeri, certo, si stava molto bene in questo brevissimo momento. Eppure, ascoltate un po' cosa è successo, in pace, subito bene, dopo un senso di vertigine. Wow, Maria Rita, un senso di vertigine. Leggerezza, spensieratezza in alto con le aquile, paesaggio mozzafiato, sembrava tutto normale. Eh già, questa dovrebbe essere la nostra normalità, tanta gioia. Eppure, ascoltate, eravamo, mi aspettavo qualcosa di speciale, tra poco arriva, curioso di sapere dove mi portava, pace e leggerezza, molto bene. Ridevo da matti, fantastico, fantastico. Allora, eravamo staccati da terra, stavamo volando e non sapevamo dove stavamo andando, ma ci stavamo lasciando trasportare, corretto? Bene. Quando noi siamo nello stato della paura, quali sono le cose che diciamo? Come la definiamo? Come definiamo come ci sentiamo? Diciamo delle frasi tipo mi manca la terra sotto i piedi, non vedo dove sto andando, il buco nero di prima, vedo tutto nero. Come mai allora, questa volta che eravamo staccati da terra in una nuvola dove non si vedeva nulla, avevamo delle sensazioni così belle? Se qualcuno ha avuto vertigine. Quindi ha fatto fatica a lasciarsi andare, un attimo di resistenza proprio nel lasciarci andare. Come mai questa volta facevamo le stesse cose che potremmo dire, pensiamo di, traduciamo metaforicamente come emozione quando proviamo paura, ma stavolta era bello. Come mai? Perché la paura è uno stato mentale, è uno stato della mente. La stessa situazione che abbiamo vissuto poco fa, così bella, leggera, se noi cominciamo ad appesantirla concettualmente, a vederla in altro modo, diventa l'opposto. Diventa esattamente l'opposto. La paura è semplicemente uno stato mentale che muove da che cosa? Muove da una sensazione primordiale che noi abbiamo, che è quella di avvertirci di un pericolo. Però, come dicevo prima, la paura avverte di un pericolo fisico per la nostra incolumità fisica. Ma quando si parla di paure al giorno d'oggi, si parla soprattutto delle paure legate alle emozioni. Quindi si parla di una paura di soffrire, qualcuno ha scritto sofferenza all'inizio, perché pensiamo che certi tipi di emozioni siano assolutamente indispensabili per noi. La paura è qualcosa alla quale noi veniamo in qualche modo educati. Il bambino quando nasce non ce l'ha. Non ce l'ha. Potremmo vivere senza? Sì, potremmo. E perché allora esiste? Perché esiste la paura? Perché la proviamo? Perché viviamo nella separazione. Quando noi siamo in un contatto totale con l'anima, la paura non c'è. Perché ci facciamo trasportare dall'anima che sa esattamente dove andare per farci trovare la gioia e la felicità. Quando questo contatto non c'è, ecco che c'è la paura. Noi viviamo nella separazione, noi siamo venuti sulla terra per sperimentare la separazione, la difficoltà, il contrasto e soprattutto la sensazione di non bastare noi stessi. Le paure sono solo tre. Sono solo tre. La paura dell'abbandono, la paura del giudizio o di non essere all'altezza, la paura della perdita di controllo. Sono queste tre. Tutte le altre paure, paura dei ragni, paura del buio, sono fobie. E la differenza tra le paure e le fobie è che le fobie sono dei catalizzatori della nostra ansia, sono delle specie di cronicizzazioni delle nostre paure portate su un oggetto. E questo che cosa comporta?
comporta che io di fronte a quella situazione provo la paura. O sapendo magari di andare in un luogo dove posso incontrare, ad esempio, dei rani, allora già metto in atto la paura. Ma la fobia, se da un lato è una cronicizzazione, dall'altro è un segnale che noi emettiamo solo in alcuni momenti, mentre le paure di base, che sono queste tre, e sono legate tutte, come vedete, a questioni emotive, sono collegate al fatto che pensiamo di perdere delle parti di noi, o meglio, di non essere sufficienti a noi stessi, di non bastare a noi stessi. E questo è qualcosa che ci viene insegnato, ci viene inculcato. Pensate solo alla teoria della mezzamela. Noi non saremo mai felici finché non troveremo l'altra mezzamela, che non è vero, noi siamo una mela intera. E questa è la nostra grande difficoltà per superare le paure. Riuscire a ricomporre l'intero, l'intero dentro di noi, l'intero, la connessione con gli altri. La paura ha una frequenza molto bassa, un'emozione ha una sua frequenza, la paura ha una frequenza molto bassa e entra quindi in risonanza con emozioni molto basse. Ma soprattutto uno stato mentale, perché noi abbiamo paura di qualcosa che magari è successo nel passato e che ci ha lasciato traccia, e quindi abbiamo paura di qualcosa che non esiste più, e abbiamo paura che si ripercuota nel futuro, che si ripeta. Quindi abbiamo paura di qualcosa che ancora non esiste e che forse non esisterà. Ma siccome il pensiero crea, noi creiamo purtroppo anche le situazioni in cui attraversare le paure. Proviamo paura perché pensiamo, perché viviamo appunto nella difficoltà, nel contrasto, nella separazione. E che cosa provoca la paura? Qual è la sensazione che noi abbiamo di fronte alla paura? Le reazioni che noi abbiamo sono solo due: la paralisi o la fuga, e la maggior parte delle volte è la paralisi. La paralisi rispetto alle emozioni significa effettivamente cristallizzare un determinato comportamento mio nei confronti di quel tipo di emozione che mi è venuta a mancare. Mi manca una tipologia affettiva dentro di me, ho una carenza affettiva di un certo tipo, provo la sofferenza perché vivo quella mancanza come qualcosa di mio, qualcosa che se non mi viene dato dall'esterno io non riesco a darmi da solo. Vedete, noi veniamo educati proprio alla paura, al di là di quando ci dicevano non andare lì, che c'è l'uomo nero, non andare nel buio, che c'è il pericolo. Quando ci dicevano queste frasi, ma veniamo proprio educati alla paura quando il genitore ci dice non fare questo, altrimenti io me ne vado. Noi in quel momento siamo bimbi, quando proviamo la prima paura, siamo bambini. Quando proviamo una paura la prima volta, veniamo sensibilizzati a tutte le forme di paura, che sono poi tre, ok? Tutte le categorie delle paure. E in quel momento non abbiamo lo spirito critico per poter dire non mi puoi ricattare. Perché questo è quello che sta facendo. Il genitore sta creando una separazione dentro di noi. Ci sta dicendo che senza quello che ci dà lui, noi non siamo in grado di sopravvivere. Ecco come si formano. Ecco da dove nascono. Noi siamo stati educati così, forse abbiamo educato anche i nostri figli in questo modo, e portiamo avanti questa ferita dentro di noi. Pensate che la paura ha una capacità creante estremamente forte, purtroppo in negativo. Quando, per esempio, delle diagnosi mediche vengono comunicate in una maniera inappropriata, quindi magari in una maniera un po' allarmistica, senza tenere conto magari del tipo di interlocutore che abbiamo davanti, quindi del tipo di comunicazione di cui ha bisogno per intervenire proprio nei confronti della malattia e della diagnosi nel modo più corretto, noi in quel momento, se mettiamo appunto una comunicazione sbagliata, creiamo un calo dei linfociti T4, che sono quelli che praticamente provvedono al sistema immunitario. E c'è un calo proprio del 50% delle capacità del sistema immunitario. Tantissime, per esempio, le forme di screening preventivo, se da un lato ovviamente sono anche molto valide, dall'altro, rispetto a una persona facilmente impressionabile, creano la malattia. Che noi abbiamo un potere creante pazzesco, creano veramente la malattia.
Ora, come possiamo affrontare la paura? Attraversandola. Vi ricordate che nella visualizzazione eravamo arrivati davanti ad una porta? Ebbene, andiamo a vedere ora che cosa c'è dietro quella porta. Ci aiutiamo sempre con la musica. Inspirate ed espirate, tornate davanti a quella porta. Sapete in questo momento che dietro quella porta c'è una paura, c'è la paura. Prendete in mano la maniglia di quella porta e apritela. E abbiate il coraggio di varcare quella porta. Guardare che cosa c'è e cominciate a girare intorno alla vostra paura per esaminarla inizialmente. E accogliete di affrontare quella paura parlandole, conoscendola, chiedendole che cosa vuole. E man mano che lo fate, ascoltate il vostro cuore. Quella paura nasce da una ferita. Cercate di chiedere alla paura stessa da dove ha avuto origine. E di che cosa ha bisogno. E avvicinatevi a lei con il cuore sempre di più. Fino ad abbracciarla per amarla. È una parte di voi che ha bisogno di essere reintegrata e per essere trasformata va prima di tutto ascoltata, accolta e amata. Lasciate che vi racconti di se stessa, che vi dica che cosa desidera, di cosa ha bisogno. E sentite che vi lasciate attraversare da lei, vi riunificate da lei, non la allontanate più. Diventate una cosa unica, perché è una parte di voi che vive
nella separazione, ma nell'unione diventa un'alleata. E quindi nella vostra visualizzazione trasformatela anche nelle sue fattezze, trasformatela. E insieme decidete di uscire dal luogo in cui vi trovate. Rivarcate la soglia di quella porta e uscite nel mondo per mano con la vostra paura, o addirittura avendola dentro e amandola, amandola per poter riempire la ferita da cui è nata. E guardate che cosa fate insieme nel mondo. Ora che abbiamo dato una voce alla vostra paura, che cosa accade? E gioite di ciò che avete creato con lei, di questa riunificazione. La paura è uno stato mentale, come si è creato, come l'avete creato, così lo trasformate. E piano piano ritornate qui, nel qui e ora, con un bellissimo sorriso e tanta voglia di sentire gli angeli intorno a voi. Sentite che arrivano numerosissimi e si prendono cura del vostro cuore, questo cuore che ha riunito, questo cuore che ha amato. Lo accarezzano e lo risanano. Sentite un'energia fortissima arrivare dappertutto. Ed è attraverso la paura che potete fare questo e raggiungere questo. E allora ecco che volare, non avere la terra sotto i piedi, diventa bellissimo. Non sapere dove andare è meraviglioso se ci facciamo trasportare dal cuore, dall'anima e dagli angeli. E la paura non esiste più. Sentite arrivare amore dappertutto, un amore fortissimo. E con questa sensazione
E lasciando questa musica di sottofondo, vi invito a ritornare tra noi. Con un bellissimo sorriso, ovviamente. Come va? Come state? Com'è andata? Vedete, l'emozione di base naturale con cui nasciamo è una, ed è l'amore. Il primo gesto di un bambino è il sorriso e la risata. Tutte le altre ci vengono, tra virgolette, insegnate, veniamo un po' educati ad avere. C'è un bellissimo commento. Portale alto sesto acuto che si apre al centro, traspare luce dalla cornice in pietra, tanto è la luce al centro un piedistallo in pietra, sopra una mezza sfera nera luce che mi dice che è per farmi crescere, viene da lontano e vuole ritornare a casa, si trasforma in una bolla arancione nel plesso solare. Perfetto, io l'accolgo, sensazione di protezione con gli angeli. Molto bene. Vedete, il problema è che la paura... Allora, qui mi scrive qualcuno: diversi anni fa mio marito ha avuto un bruttissimo incidente e ora mi è rimasta la paura che possa accadere qualcosa a chi amo, non riesco a toglierla. Perché purtroppo nella separazione pensiamo di non riuscire a vivere con chi, di non riuscire a fare a meno di chi amiamo, ed è comprensibilissimo. L'hai accolta, sei riuscita a visualizzarla in qualche modo, sei riuscita a parlare con lei, a portarla dentro di te, la dobbiamo attraversare, dobbiamo farci attraversare dalle paure per superarla. La paura, quando siamo in preda alla paura, noi sviluppiamo un ormone che impedisce lo sviluppo della ghiandola pineale e di tutte le sostanze che permettono il nostro sviluppo evolutivo spirituale. Ecco perché la paura è uno strumento di controllo estremamente forte. Invece l'amore, quando proviamo l'amore addirittura incondizionato, che nei nostri casi, nella nostra vita, in questa dimensione, capita veramente per attimi brevissimi, ma in quegli attimi avviene la guarigione. La guarigione è un salto quantico, è un salto di qualità, di quantità, è un salto di frequenza. E in quei momenti lì noi invece sviluppiamo quello che è l'ormone della beatitudine, che è l'anandamide. Quindi chi utilizza lo strumento della paura per il controllo conosce benissimo questo, conosce benissimo che in questo momento c'è un innalzamento di frequenza in tutta la Terra. Sapete che la frequenza della Terra, la frequenza Schumann, si chiama così non per un musicista, perché chi ha compreso, chi ha studiato le frequenze e le ha capite, è Schumann, ovviamente uno scienziato, si sta raddoppiando, quindi c'è una velocizzazione delle frequenze che tutti dobbiamo vibrare e ci dobbiamo tutti adattare a questo, che vuol dire che c'è un'evoluzione molto rapida. Si vuole contrastare questo momento, come lo si fa? Con la frequenza della paura, che paralizza, la paura in primo luogo paralizza. Penso di non poter procedere senza determinate cose. Oppure metto dei grandi paletti, come la persona che mi ha parlato di questo incidente, quindi la paura che ricapitino delle cose verso chi amo. E questo fa sì che io proceda sempre con una cautela eccessiva e stia sempre in ciò che conosco. Non vado in ciò che non conosco, ma l'evoluzione sta in ciò che non conosco, non in ciò che conosco. E questa è la grande difficoltà. Quindi è importantissimo riuscire a fidarci dell'anima. Il famoso affidamento di cui si parla tanto, che cos'è? È questo stare in questa nuvola come prima e riuscire a fidarsi di dove lei ci vuole portare. Fidarci del fatto che può anche mancarci la terra sotto i piedi. Rimanere, come dire, nel non controllo delle cose. Le esperienze della vita ci portano molto a controllare, ma è nel non controllo che noi andiamo verso l'ignoto. C'è tanta paura anche, c'è un'altra paura trasversale che per esempio è la paura della morte. C'è stato un intervento poco tempo fa qui con Padre Mangi che parlava proprio del fatto che la morte è un cambiamento di stato. Avere paura della morte significa non aver capito nulla della vita, perché è una fase della vita.
di fatto sapete che l'anima è immortale, è un'illusione di questo corpo che ci sia la morte, e crea la paura. Qual è la paura della morte? La paura di una separazione. Le paure sono sempre paure di separazione. Se non sarò all'altezza non mi accetteranno, verrò separata. Se non mi comporterò in un certo modo mi abbandoneranno, mi lasceranno, verrò separata. Se non controllerò tutto ciò che accade, perderò delle cose, delle persone, o delle posizioni, o dei ruoli, verrò separata. La paura della separazione, l'illusione della separazione, crea le paure emotive. Perché quelle fisiche le abbiamo appunto separate, superate nel senso appunto di paura come strumento di sopravvivenza fisica, il leone che ci può aggredire, qualcosa che abbiamo superato da parecchio tempo. Vediamo cosa scrive: in una stanza buia c'erano anime fredde e cattive, io non ero in grado di difendere, li ho affrontato e sono uscita a ballare. Perfetto, perfetto. Li hai affrontati come? Hai parlato con loro? Come è successo? Comunque benissimo, se sei uscita ballando, va benissimo. Va benissimo. Considerate che le emozioni umane, dicevo prima, non hanno tutti degli hertz attraverso i quali si esprimono, cioè sono tutte catalogate da raggi di frequenza, e noi siamo molto sensibili a questi raggi di frequenza, nel senso che la prima volta che abbiamo provato una paura abbiamo capito che era una paura e abbiamo capito che le altre due paure, perché ne abbiamo provata una la prima volta delle tre, vi ricordate? Abbandono, non essere all'altezza, controllo. Abbiamo capito anche, è come se ci fossimo sensibilizzati a tutte e tre le paure. È come se le paure stessero tutte nel colore rosso. Il colore rosso va da una frequenza a una frequenza, ma all'interno c'è il magenta, il porpora, il bordeaux e tanti altri, il rosso pompeiano, ok? Bene. Noi quando vediamo il rosso nella sua tonalità sappiamo che è un rosso, possiamo dare una definizione, ma sappiamo che è un rosso. Con le paure succede nello stesso modo, abbiamo visto il rosso, abbiamo provato paura, siamo diventati sensibili anche alle altre modalità di espressione delle paure. Ma l'unico elemento risolutivo è comprendere che non c'è separazione tra me e il mondo, tra me e la mia anima, tra me e gli altri. Tra me e la mia paura, perché noi le paure cerchiamo di allontanarle e questi allontanamenti sono quelli che le mantengono vive. Vediamo altri commenti. Sono stata travolta da un'onda che mi ha buttato a terra, facevo fatica a contenerla, ad arginarla, una fatica bestia, poi sembrava compresa dentro ad un cilindro, poi dopo ha preso forma, ma mi ha preso per mano e l'acqua sorridendo è entrata in me e insieme siamo andate via. Fantastico. Maria Rita, le ho affrontate ribellandomi, sentendomi in grado di non soccombere alla cattiveria. Ok, io credo che la visione che ti ho descritto prima significa che non ho paura. Può essere, non so chi mi scriva, ma può essere. Possiamo anche non averle più le paure. Se non abbiamo la paura della morte, se non abbiamo la paura della sofferenza, visto che comunque creiamo noi la nostra esistenza, quindi creiamo anche la sofferenza senza rendercene conto, a volte inconsapevolmente, pensando che creare quella sofferenza sia una forma di sopravvivenza. Perché magari la sofferenza in quel momento attrae appunto l'attenzione su di noi, quell'attenzione di cui abbiamo bisogno, di cui crediamo di aver bisogno. Sono sempre stata paurosa sin da bambina, forse la stessa persona che ha messo il post precedente. Quindi noi creiamo appunto dentro di noi, viene creata questa idea di separazione da cui si originano poi tutte queste paure. Chissà se sono riuscita a spiegarmi un pochettino e se siamo riusciti a capire che si tratta solo di uno stato mentale. Come tale è importantissimo che noi riusciamo quindi ad avere una visione del nostro futuro dal cuore così come lo vorremmo, ma deve essere una visione emotiva. Qualcuno scrive: prendo la porta, ho trovato mia mamma. Beh, sì, visione molto comprensibile. Sapete che i nostri genitori noi li scegliamo proprio perché ci mettono di fronte a ciò che dobbiamo superare, quindi in questo senso i genitori sono perfetti con le loro imperfezioni. Noi scegliamo i nostri genitori, i nostri figli hanno scelto noi e il genitore perfetto sarà sempre imperfetto, perché quello deve essere. Bene, allora, vi è chiaro un pochino cosa sono le paure? Perché vengono usate così fortemente, ripeto, in questo momento?
Perché è un momento di elevazione, la paura porta a una frequenza di stasi, di blocco. Non produciamo più, tramite la paura, gli ormoni che servono allo sviluppo della ghiandola pineale. Cos'è la ghiandola pineale? Quella che ci mette in contatto con l'anima, quella che ci mette in contatto con l'amore. La paura scinde da questo, anzi, ci fa emettere degli ormoni che fanno il lavoro contrario, ci fermano, ci bloccano, ci paralizzano. Quindi io vi proporrei adesso di fare un'altra cosa tutti insieme. Lavoriamo sulla trasformazione della paura anche attraverso delle sequenze numeriche. E lo facciamo tutti insieme in questo momento. Qui ce le avete trascritte. Ecco. Possiamo anche qui avere un po' di musica, così, che ci aiuta. Io vi chiedo nuovamente di inspirare e respirare. Se volete vi fate una foto dello schermo, così vi rimangono queste sequenze numeriche con cui lavorare per le paure. E vediamo di fare questo bel lavoro tutti insieme. Inspiriamo ed espiriamo e visualizziamo una bellissima sfera di luce davanti a noi. Bella, luminosa, qualcuno di voi potrà sentire nuovamente gli angeli, riconnettersi con quell'emozione di gioia, di leggerezza. E cominciamo a immaginare di mettere questi numeri dentro a questa sfera. Mentre li pronuncio, potete immaginare di vederli, di farli scorrere dentro di voi, di trascriverli. Fate come sentite meglio, come vi viene meglio. Inseriamo la sequenza della paura nella sfera. 8, 9, 1. 0, 1, 9, 4, 9, 1, 8, 8, 0, 8. E già che ci siamo, mettiamo anche la sequenza per l'ansia. 5. 4, 8, 5, 7, 1, 2, 1, 9, 1, 8. Prendete questa sfera e rimpicciolitela fino a farla diventare una pallina da tennis e mettetela nel plesso solare e comincerà ad agire nel plesso solare. Ascoltate le sensazioni che vi dà. Ascoltate dove sentite che va a agire nel vostro corpo. Sentite se si collega alla visione che avete avuto quando avete attraversato la paura. E ora visualizziamo nuovamente
una sfera di luce. E all'interno di questa sfera di luce andiamo a inserire la sequenza della gioia. 9, 1, 8, 9, 4, 8, 1. E inseriamo anche la sequenza per l'ottimismo. 4, 9, 8, 9, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 4, 8. E anche questa sfera la rimpiccioliamo e la inseriamo anche questa nel plesso solare. E comincerà a girare in senso orario e a propagare queste frequenze in tutto il nostro corpo. E sarà quello il momento in cui sentiremo che superare la paura significa aprirsi all'ignoto, affidarsi al nostro volo meraviglioso, avere il coraggio di spiccare il salto senza paura che ci manchi il terreno sotto i piedi. Sentiremo gioia e ottimismo nel fidarci di tuffarci nel buco nero. E quando lo facciamo, questo buco nero diventa un fuoco di artificio pieno di mille colori e della realtà che voi volete e che in questo momento visualizzate. E volate, volate tra i fuochi d'artificio, volate tra i colori della gioia e dell'ottimismo, ripromettendo a voi stessi che oserete uscire dal controllo, uscire dagli schemi, perché questi sono frutto della paura, ma è la paura. Non esiste, è uno stato mentale indotto. E voi volete vivere, provare e gioire. E con un bel sorriso, piano piano, ritornate qui, nel qui e ora. Bene, come state? Come è andata? Ricordatevi, le paure sono frutto di una falsa credenza, la credenza che senza quella cosa, effetto, affetto, persona, noi non possiamo andare avanti. La separazione che ci viene insegnata culturalmente. È chiaro che i traumi che subiamo sono importanti. Prima una persona ha parlato di aver perso, se non era il marito, in un incidente stradale piuttosto faticoso. E quindi c'è questa paura. Comunque anche suo marito ha avuto questo bruttissimo incidente. C'è la paura che possa accadere qualcosa a chi si ama. Allora, il mio consiglio è prova a concentrarti su quello che c'è in questo momento.
e non su quello che potresti perdere, perché la nostra capacità creante è birichina, nel senso che lavora, funziona. Quindi prova ad assaporare quello che c'è. Queste sequenze, trascrivetele, le potete riutilizzare o esattamente come abbiamo fatto o anche semplicemente ripetendole. Allora, vediamo un po' come state. Benissimo, mi gira la testa. È scesa molta energia effettivamente, per cui può essere che la testa giri. Può essere benissimo. Vediamo se qualcun altro mi vuole far sapere come sta. Se le usate queste sequenze senza la meditazione che abbiamo fatto, ricordatevi sempre di pronunciarle numero per numero, come abbiamo fatto nelle tecniche. Quindi avete 4, quella per la paura, per l'ansia, per la gioia e per l'ottimismo. Potete anche trascriverle in modo che ogni volta che vi cade l'occhio le potete ripetere, oppure trascriverle portandole sempre con voi su un fogliettino, e potete anche informare l'acqua con queste sequenze. Quindi mettete intorno alla bottiglia dell'acqua o fate un foglio e ci mettete l'acqua sopra, ok? La prima sfera formicolio all'orecchio sinistro, una piccola spina alla gola. La seconda sfera formicolio lungo tutta la schiena. Ok, allora, la prima sfera è andata a lavorare esattamente laddove c'erano i blocchi della paura. Se hai sentito il formicolio lungo la schiena, benissimo, perché quando lavora lungo la schiena vuol dire che sta sciogliendo. Quando si lavora lungo la spina dorsale si lavora su tutto l'organismo. Grazie, benissimo, tanti brividi, non... ecco, vedete la schiena di nuovo, ottimo, mi sento serena, molto bene. La prima sfera è andata nella pancia, poi nell'intestino, la seconda nel cuore, quindi ecco, nel cuore c'è la riconciliazione sempre, nella pancia, nell'intestino, qualcosa che non digeriamo, le emozioni. Perché questi numeri? Allora, io sono, per chi non mi conosce effettivamente, l'ho detto, io sono una amante della fisica quantistica, ho fatto tantissime dirette sulla fisica quantistica, è una delle tante cose che faccio, adesso mi sto orientando di più sulle meditazioni psichiche e ovviamente lavoro anche appunto con tecniche quantistiche di riarmonizzazione di qualsiasi tipo, quindi blocchi fisici, psichici, emotivi, anche per la guarigione. Queste sono delle sequenze numeriche che sono praticamente dei correttivi, potrei spiegarvelo in questo modo. Quando noi vibriamo nella frequenza, ecco, vedete quante spine dorsali fino alla testa, vedete quanta energia che adesso fluisce lungo la spina dorsale, molto bene. Vanno alle orecchie, quindi qualcosa che si è bloccato nel sentire, nell'aver paura a volte anche di sentire, di udire. E quando noi vibriamo in una frequenza che è quella della paura, noi non stiamo vibrando alla frequenza a cui dovremmo, perché la frequenza a cui dovremmo vibrare è la frequenza dell'armonia, della pace, del benessere, dell'amore. Nessuno di noi è totalmente in queste frequenze. Queste sono come delle frequenze, delle sequenze che portano delle frequenze correttive. Ok? Questo è quello che vi posso spiegare nei 2 minuti di tempo che abbiamo. Spero in qualche modo di essere riuscita a chiarire. I numeri emettono frequenze. Tutto vibra, tutto emette frequenze. I numeri in particolar modo sono frequenze perfette. Se io dico 8, il concetto di 8 è chiaro per tutti, ma se io dico che una persona è carina, il carino per me è diverso dal carino per qualcun altro. Quindi, anche se con grandi similitudini, le frequenze espresse da questo concetto possono non essere perfette. E con i numeri questo non può accadere, perché il numero esprime un concetto molto chiaro, ma le dobbiamo usare tutte insieme? No, le potete usare anche separatamente, come vuoi, una alla volta, due alla volta, tre alla volta, come vuoi. Io ne ho messe 4 tutte insieme perché volevo fare un lavoro di questo tipo, ma possono essere usate anche singolarmente. Bene, il mio tempo è scaduto, ci ritroveremo qui tra 15 giorni esatti. Spero che vi sia stato un po' più chiaro, insomma, un'ottica un po' diversa, quello che vi porto io su cosa sono le paure, perché vengono utilizzate, funzionano. Funziona appunto su un concetto sbagliato di separazione che abbiamo dentro. Nell'anima non c'è separazione. L'anima è quello che in fisica quantistica è il campo informativo di base, dove tutto esiste all'unisono. Quello che è il campo akashico di Laszlo, quello che è la matrix di Greg Braden. E lì, se noi vibriamo lì, non esistono i problemi, perché essendoci tutto c'è anche la risoluzione. Grazie infinite a tutti voi, ci vediamo tra 15 giorni.